Ciao a tutti ragazzi, qui Thundering Light e oggi siamo finalmente tornati su Subnautica. Nell'episodio precedente eravamo rimasti che la nave stava per esplodere, quindi probabilmente all'inizio di questo episodio già vedrete boom, insomma, avete capito. E comunque niente, vi lascio al video, bye. Ok, vediamo, usciamo di qui. Che cosa dobbiamo fare? Che bella giornata. Questa nave potrebbe esplodere da un momento all'altro. Oh mio Dio, è veramente esplosa! Ma che casualità! Ok, perfetto. Ok, perfetto. Torniamo seri. Abbiamo sbloccato la tuta antiradiazioni e nello scorso episodio ci eravamo lasciati che avevamo appena costruito questo. Quindi niente, forza, ripariamo subito tutto. Perfetto, bye bomb. Ehi, ok. Perfetto, i sistemi secondari sono operativi. Ora ripariamo anche la radio. E questo possiamo dire che non ci servirà più per un bel po'. Quindi lasciamolo qui dentro a marcire per ora. Ora. Oh. Sì, sì, ok. Vediamo. Direi di bere due di acqua. E stiamo rimanendo senza. Stiamo rimanendo senza cibo. Cioè senza acqua, voglio dire. Quindi intanto dobbiamo mangiare qualcosa. Così magari ci recupera anche un po' d'acqua, eh. Bene, perfetto. E ora vediamo qua. Intanto ascoltiamo. Ok. Oh, grazie. 99.999 ore. Perfetto. Dobbiamo trovare assolutamente un aerosacco, raga, altrimenti siamo nella cacca fino al collo, quindi vediamo un attimo. Intanto vediamo dove si trova la nave, penso si trovi là, esatto. Quindi vediamo. Ok, là ci stanno i creep vine e non solo. Maledizione, sempre voi siete che mi rompete le balle, brutti schifosi squali. Vaffancubo! Ok, perfetto. Possiamo crearci la tuta antiradiazioni, ok. Ora, vediamo. Vediamo. Dove siete, aerosacchi bellissimi? Tranquilli, non vi voglio accoltellare malissimo. Perfetto, vediamo. Risorse, materiali basici, fibra, rete, perfetto. E beh, ora personale, equipaggiamento. Servono anche due di piombo. Maledizione. Vabbè, allora per ora direi di fare qualcos'altro. Strumento da esplorazione. Figo. Strumento da esplorazione. Ci può stare. Sacca d'aria. No. Ehi. Vabbè. Lasciamo stare. Allora, apri il deposito. Vediamo. Ah, possiamo mangiare veramente il campione di Creepvine. Fantastico. Niente, quindi direi per ora di prendere qualcosa. Giusto, dovevamo creare la batteria. Vabbè, prendiamo il titanio, che tanto se lo perdiamo fa nulla. E ora direi di creare almeno un... No, dov'è? Una bottiglia d'acqua minimo. Vabbè, facciamo anche due. Ok, questa la beviamo. Ma sì, dai, anche questa. Ok, e ora ne creiamo un'altra con l'ultimo aerosacco che abbiamo. E dunque, vediamo. Qui abbiamo altro. Ma sì, dai, prepariamo anche un pesce boomerang, dai. Così almeno non abbiamo né più fame né, non abbiamo più né fame né sete. Ok, perfetto. Mangia? Va bene, perfetto. 104 su 100. Va bene, lasciamo stare.
Ok, quindi prendiamo il fabbricatore di kit medici e andiamo a girovagare per il mondo. Insomma, no, semplicemente dobbiamo andare nel territorio dei Sandshark. Quindi sarà un po' un casino, però prima di tutto direi di raccogliere due funghi acidi, poiché ci servono per creare la batteria che ci servirà per una cosa belina che voglio creare. Allora. Quindi prendiamo qua il minerale. Ah no, già ce l'abbiamo nell'inventario. Niente, sono una persona scema. Vediamo, andiamo su risorse elettronica e creiamo la nostra amatissima batteria. Ok, ora. Madonna. Ok, andiamo a conservare la batteria. E dunque questo, andiamo a girovagare per il mondo. Maledizione, si sta facendo sera, quindi direi di portare con noi anche il nostro amatissimo Seaglide, così almeno abbiamo anche una specie di torcia incorporata e almeno qualcosa. Ci portiamo anche una bella batteria di riserva. Questo, forza, via, andiamo. Direi intanto di salvare il gioco. Ok, perfetto. Ok, perfetto, direi quindi di andare, per ora disattiviamo questo, direi di andare nel territorio dei Sandshark, per ora direi di non sprecare il Seaglide, vediamo, madonna, di notte sembra tipo una cosa un po' horror, però vabbè, no, probabilmente non è questo il territorio dei Sandshark. Mi sa che abbiamo completamente sbagliato e dobbiamo andare verso la nave, che se non mi sbaglio dovrebbe esserci un territorio dei Sandshark. Perché dobbiamo andare lì? Perché lì è molto più facile trovare minerali preziosi come argento, robe tipo piombo, oro, insomma cose che ci possono tornare veramente tanto utili. Quindi direi per ora di non esagerare con l'energia del Seaglide. No. Ma ok, la torcia è attiva. Potremmo anche andare qui, però direi di andarci di giorno in questi posti molto pericolosi. Quindi per ora direi di restare un po' esplo. Addio, 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 addio. Ok, perfetto. Ok, già la luna se ne sta andando, quindi è tipo a metà, quindi fra un po' dovrebbe tornare il giorno. E là! Ok, una comunicazione radio. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the sea moss bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system. This grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us Ah, already. vabbè, noi andiamo. Allora, vediamo intanto se qui vicino troviamo un bel. Addio, no. Dobbiamo addentrarci nel territorio dei Sandshark, raga. Perché sicurezza io salverei la partita comunque. Inoltre questo posto è anche pericoloso. Ah no, già ce l'abbiamo il Seaglide. Comunque stavo dicendo, questo posto è altrettanto pericoloso perché posso. C'è il Sandshark! Ok, abbiamo trovato il territorio dei Sandshark. No, non ci provare, brutto schifoso. Oddio. Ok, avete visto cosa sono i Sandshark? Quei squali bruttissimi. Che cosa vuoi, bruttone? Un coso a forma di serpente? Ma non c'è nessun coso a forma di serpente. Lo sapevo, dovevamo portare lo scanner. Dobbiamo tornare indietro, raga. Queste sono sanguisughe, queste cose rosse che vedete, quindi dobbiamo stare piuttosto attenti. Va bene, andiamo. Mi sono dimenticato totalmente dov'era la.
da cosa da soccorrere, però vabbè, probabilmente sono mezzi morti. E queste sono delle cacchio di sanguisughe. Ci servirebbe il taglierino laser, ma per ora non l'abbiamo, quindi possiamo arrangiarci e tornarcene. Oddio santo! Comunque odio questo posto perché ci sono anche quelle sanguisughe che ti si attaccano e poi sono impossibili da togliere, insomma. Ok, dobbiamo cercare qualche bel posto, insomma, o qualche cosa da poter scannerizzare. Se queste sanguisughe non ci rompono le palle, quindi forza. Non rompete, sono qui per farmi i cavoli miei. Rottami. Vediamo qui non c'è niente, vediamo qui non c'è neanche niente. Oh Maronna! Calmino. Va bene, direi di tornare per ora là perché, oddio santo. Direi di andare anche nel territorio dei Creepvine, dove sta... Ecco là. Taglierino laser! Fottiti, ossigeno rimanente. Cioè, servono tre per sbloccarlo, perfetto, perfetto. Ok, ora dobbiamo assolutamente andare qui. E ora se mi sbaglio era poco più avanti. Trovata! Perfetto ragazzi, stiamo andando benissimo. Ho un senso dell'orientamento strano, però ci sta. Un altro deposito di sale. E qui cosa ci sta? Taglierino laser! No dai ragazzi, siamo messi benissimo. Se ne troviamo un terzo qui, abbiamo tutto in pugno, insomma. Cioè, dov'è? Ora, questo cos'è? Frammento del Simos! Madonna! Lo dobbiamo assolutamente scannerizzare. Questo è una cosa che ci farà diventare ultra overpower. E vediamo qui dentro cosa c'è. Ecco qua, il PDI è abbandonato. Qua c'è nulla? No. 30 seconds. Ok, tornatene via, vai via, vai via, vai via, vai sopra soprattutto, devi prendere ossigeno! Idiota! Vai più veloce! Ok, perfetto, quindi direi di tornare nel territorio dei cosi bruttoidi, perché oltre che ad esserci le sanguisughe qui un po' più nelle profondità, ci stanno i basalti, calcareo, c'è rame, rame, perfetto! Ragazzi, niente, questo è un episodio molto fortunato. Ela! Abbiamo trovato uno di argento. Vediamo qui. Il piombo? Perfetto, ragazzi. Stiamo andando benissimo. Se siamo fortunati, presto avremo diverse robe buone. Ma anche no, addio. Ma che siete rompiballe, però. Ok, perfetto. Questo è un episodio molto produttivo per quanto posso intuire. Oddio santo. Direi di andare subito in profondità, subito, subito. Titanio. Sì, ciao. Manca Dio! Madonna santa! Ok, allora ricapitoliamo. Argento, sale, piombo, rame. Ci servono ancora un bel po' di cose però. Quindi direi di non farci spaventare da... Addio. È una comunicazione radio, potete aspettare, non vi andiamo a soccorrere ora. Ma che palle sto ossigeno! Allora, dobbiamo farcela, ce la possiamo fare. Io credo in te, Siglide! No! Ma dovete stare calmi! Dio!
buono. Sono una persona buona, ma cattiva di sapore, quindi non mi mangiare. Taratatam. Quel bruttone non mi avrà mai vivo e neanche morto. Ok, perfetto. Qua ci sta del sale. No, raga, non ci serve per ora il sale. Dobbiamo... Ma che vita brutta! Ecco. Ma porca merda, raga. No, non è possibile. Ce ne sono due, tre addirittura. Ma che vita brutta! Raga, dobbiamo stare molto attenti perché possiamo trovare tante cose belle come cose brutte. Maledizione, una sanguisuga. Vela, pesce voltaggio e minerale basalto. Oro, madonna, abbiamo trovato l'oro, raga. Perfetto. Ci rimane pochissima energia, raga. Per fortuna che abbiamo una batteria di riserva che ho avuto la splendida idea di portare qui, però... Ah, ecco. Perfetto. Abbiamo utilizzato una batteria del Seaglide, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo già preso diverse cose veramente buone, vediamo qui. Ah, altra chiamata di soccorso? Fantastico. Ok, vediamo. Abbiamo il piombo, oro e argento. Due di sale li conserviamo. Inoltre questi sono pesci piuttosto rari, quindi andiamo. Allora, direi dunque di fabbricare un'altra fibra a rete, così ci mancherà poi uno solo di piombo e il gioco è fatto, insomma. Quindi equipaggiamento, no, risorse, materiali basici, fibra a rete, perfetto. E abbiamo un'altra fibra a rete ancora. Ora andiamo su cibo trattato addirittura. Il cloro, come si fa il cloro? Aspettate. Deposito di sale, campione di tubo corallino. Ci può essere veramente utile. Quindi direi di andare qui, prendere i due funghi acidi per la batteria. E se troviamo un tubo corallino... Ha una vita bella. Ok, perfetto. Risorse, materiali basici. E bam! Esattamente, ci può servire, se non mi sbaglio, anche per creare il medikit, questo. Inoltre lo possiamo usare per creare l'acqua, quella disinfettata, quindi è buono. Ok, abbiamo la batteria, che è quella di riserva. Va bene, acqua disinfettata. Intanto vediamo... Ah, ne abbiamo due. Intanto qui è notte di nuovo. Niente, laggiù ci sta il Seaglide danneggiato. Insomma, poi dobbiamo andare a fottere materiali. Quindi niente, già abbiamo fatto troppe cose per questo episodio, ma veramente troppe. Quindi mi sa che posso veramente concludere qui. Quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Se volete seguitemi anche nei social che trovate qui giù nella descrizione. Se volete inoltre lasciate qualche commentino che non mi dispiace. Iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sul canale. Quindi niente, da Thunderingnet è tutto. Al prossimo video.